E allora Graziella decise di venire incontro e di sollevare la povera mamma almeno della fatica di gestire i suoi bambini, visto che quell'imbroglione dello zio voleva a tutti i patti prendere i soldi della fattoria. Intanto però la strozzina aveva deciso di fingersi uno di noi bambini per poter in quel modo stare alle calcagna dello zio. Allora bambini, il vostro fratello e cugino per qualcuno, Ciccio Bello, mi ha detto che qui veramente la situazione è ingestibile, che litigate tutti tra di voi, che non sapete star calmi e buoni. Invece io vi insegnerò le buone maniere. Vi insegnerò le buone maniere, va bene? Chi se ne frega? Ma scusa, tu c'eri anche prima tra i bambini? Scusa. Allora, la lezione numero uno sarà essere gentili col prossimo. Per esempio, Beatrice, sii gentile con Patrizia. Perché mi guardi con quel brutto muso? Non si dice brutto muso. Si dice perché mi guardi con quell'espressione arcigna. Cosa c'entra arcigno? No, non il cigno, arcigna, l'espressione cattiva vuol dire. Beh, comunque lei babysitter mi fa sempre dispetti e mi fa anche male. Scusa. Non si fanno dispetti. Guardate Giacomo com'è gentile e cortese. No, Giacomo non è un gran buon esempio. Guardate i vostri cugini, per esempio. Tu sei una merita cacchina di pipistrello. E tu sei un frullatore senza bulloni. Vedete come sono ben educati i vostri cugini? Oppure guardate come dorme bene, tranquillo, Domenico. Ah, no, i frati mi fanno vomitare. Lezione numero uno non appresa. Lezione numero due, ubbidire. Adesso, mia cara, io e te, che sei la più grande di tutti, catalogheremo tutti i giocattoli che sono qui dentro per forma, dimensione, colore, sesso, maschio e femmina, tipo, chi c'ha più capelli, chi ce n'ha meno, chi c'ha l'occhio storto, chi ce l'ha dritto, eccetera, eccetera. Cos'è che dovrei fare io? Niente. Lezione numero due non appresa. Lezione numero tre, fare il teatrino in maniera civile. Ecco, guardate come sono bravi i vostri cugini. Ciao mostri! Lezione numero 3 non appresa. Beh, io intanto vado in città, tanto... No! Fermo, aspettami! E anche per sogno, così stai fuori dalle scatole, io intanto vado a Gardaland. Stai lì, mi raccomando, eh! Ciao! Amici, infatti sono lì. Porca miseria! Alina! Oh no, sono diventati maleducati anche i bambini che erano educati! Che brutta corona, me la cambio! No! Quella lì è la mia corona! Zio! Aspetta, serve! Cuginetto! No, tu sei mio fratello! Ascolta! Mi ha rubato la corona! Vieni, ciapa questa!
Grazie. Non c'è più bisogno allora. Ma cos'è questo essere immondo? Oh, sono tuo nipote! Fortunatamente me ne ero dimenticato. Mangia, mangia, prima che ce la portino via! Mangia, mangia! La situazione stava degenerando. Tutti strillavano. La babysitter... pizza! La babysitter... dopo noi due. La babysitter... non riusciva a venirne a capo! Ci voleva un vero miracolo per risolvere la situazione, oppure... un vero miracolo, oppure... un grande botto! E il grande botto, alla fine, arrivò. Brutta idiota! Adesso non ho più intenzione di aspettare, devi sganciare tutta la grana! Grana. Un attimo, adesso controllo perché dovrei avere un gratta e vinci. Eccolo, ecco il gratta e vinci. Se io grattando, smettila di sbattere quel bastone che mi agito. Se io grattando questo gratta e vinci riuscirò a trovare un miliardo, tutti i miei problemi saranno risolti. Quante erano le probabilità che lo zio riuscisse proprio a trovare quel gratta e vinci in cui c'era la vincita da un miliardo? Pochissime. E invece? Mi serve una moneta. Un attimo, Aspetta che ne provo un'altra. Dannazione! Non ho vinto niente! Avevo detto io! No, però un attimo! Non altro, aspetta! Aspetta! Delle volte succedono delle cose impreviste e infatti lo zio vinse!